Nell'editoriale di questa settimana si parla di giovani. I giovani sono per il mondo una grande gioia e una speranza per il futuro, ma talvolta suscitano preoccupazione per quel tanto di novità e di incompiutezza di cui si fanno portatori e che si esprime talvolta in modi che non possiamo proprio accettare. È necessario, in casi del genere, affrontare questo tipo di situazioni dal punto di vista pedagogico, puntando sempre alla crescita dei ragazzi. Esempio significativo di tale volontà di agire è l'associazione Amici del Vallauri, tra i cui volti più noti troviamo quello del professor Raffaele Facci, che concretizza questa volontà, apparentemente astratta, in alcune concrete attività principali. Tali strumenti didattici hanno lo scopo di poter insegnare meglio e di ridurre le distanze tra insegnanti e studenti, strumenti di dialogo che promuovono in primo luogo lo studente come persona. L'educazione e la crescita di un ragazzo avvengono all'interno di una comunità, in questo caso scolastica, ma è necessario tenere presente che ciò che avviene nella scuola è strettamente collegato a quello che avviene in famiglia, nello sport, nel resto delle attività ludiche e degli ambienti sociali che i ragazzi frequentano. Altro elemento fondamentale è un atteggiamento di ascolto nei confronti del vissuto dei ragazzi e di forte fiducia nel fatto che ognuno possa crescere esprimendo il meglio di sé. Il metodo messo a punto negli anni prevede anche il monitoraggio delle classi prime. Queste all'inizio dell'anno partecipano a vari incontri con i docenti e svolgono numerose attività, tra le quali la compilazione di un piccolo questionario per entrare già in relazione con l'ambiente scolastico. Infine, nel metodo pedagogico dell'associazione troviamo ciò che potremmo definire gestione dei casi sensibili, cioè la gestione di quelle situazioni di particolare disagio che emergono durante l'anno. È innegabile, tale disagio giovanile porta sempre con sé un messaggio per il resto del mondo che è necessario decodificare. Questo deve essere il primo obiettivo di una comunità che vuole occuparsi dei suoi ragazzi e che preferisce l'ascolto e la partecipazione dei giovani piuttosto che la repressione dei loro innumerevoli modi di esprimersi. Cibum è una bottega solidale dove persone e nuclei familiari in difficoltà, residenti sul territorio dell'Unione, possono reperire, secondo definite regole di accesso, in modo autonomo e in base alle loro esigenze, prodotti alimentari gratuitamente. L'iniziativa nasce all'interno del progetto L'Unione non spreca, attivo sui quattro comuni dell'Unione Terre d'Argine dal 2022, e che prevede azioni di contrasto della povertà. Abbiamo chiesto a Massimo Morselli, responsabile di Cibum, di illustrarci l'attività. Ciao a tutti, allora volevamo ripresentare Cibum, la bottega solidale di Porta Aperta. Porta Aperta è un'associazione, un ODV che c'è da 35 anni quasi a Carpi, è un'associazione di volontariato che cerca di fare, di operare per il bene comune, sia della società ma soprattutto degli ultimi. Da tanto tempo Porta Aperta fa l'aiuto alimentare verso le persone in difficoltà. Da maggio dell'anno scorso ha aperto Cibum perché cerca di dare un aiuto in maniera ancora differente. Quindi le persone che vengono qui devono sentirsi ancora più emancipate perché fanno la spesa come tanti altri, l'unica cosa che non usano i soldi ma usano punti che vengono accreditati tutti i mesi. Porta Aperta, insieme ad altre associazioni del territorio, fa parte dell'Unione Non Spreca. I comuni che stanno dell'Unione Non Spreca sono Campo Gagliano, Soliera, Carpi e Novi. C'è un'associazione referente per uno di questi punti, di ognuno di questi posti. E, oltre agli alimenti, Cibum dà anche altri generi di prima necessità come igiene alla persona, diciamo, pannolini e cose di questo genere. In realtà stiamo cercando anche di ampliare ai servizi, quindi ci hanno già offerto anche ingressi per il cinema, libri e stiamo cercando insomma, di aumentare ancora l'offerta per i nostri beneficiari. Per
poter gestire una cosa del genere è necessario l'aiuto di tutti e Porta Aperta riesce a farlo con questi numeri. Considerate che a Cibum ci sono circa 65 famiglie aiutate, il centro d'ascolto ne aiuta almeno 400 e c'è bisogno di una struttura molto importante, quindi c'è bisogno di molti volontari, c'è bisogno di donazioni, c'è bisogno anche di molte attività produttive che si mettono in rete con noi e che abbiano voglia di collaborare. In realtà noi facciamo un servizio molto utile anche diciamo al mondo produttivo, perché riusciamo con diciamo, la nostra organizzazione ben strutturata a recuperare un sacco di spreco alimentare che in altro modo non si riuscirebbe a recuperare. Quindi insomma crediamo di essere un plusvalore per la cittadinanza, non solo per l'aiuto di per sé ma anche per la gestione una corretta gestione anche degli alimenti contro lo spreco. Pensiamo al progetto di cura di comunicazione e relazioni, gestione situazioni sensibili, monitoraggio formativo che ormai da una ventina d'anni pratichiamo nelle scuole pubbliche, in particolare nelle superiori. Di questi giorni, abbiamo visto come ci siano delle situazioni nelle quali può essere importante, diciamo, tenere sott'occhio la situazione e vedere un po' come relazionarsi con i ragazzi, con gli insegnanti, con i genitori, per vedere di fare un gioco di squadra che possa innescare una tessitura educativa. Quando dico di scuole, penso a delle realtà che possono e debbano tra di loro collaborare, sono co-intessute e deve essere tutto un gioco di squadra, perché è il villaggio che educa, noi sappiamo di questo, e il ragazzo quando esce da scuola deve poter ritrovare un ambiente nel quale poter vivere in modo sereno e coltivare la sua crescita, insomma. Allora, una delle cose, dei metodi, degli strumenti che noi utilizziamo è il passaggio dalla comunicazione personale alla comunicazione sociale. Quando un ragazzo viene da noi, siamo nella scuola pubblica, non siamo su un progetto, diciamo siamo nel quotidiano e cogliamo tutto l'anno scolastico. E anche non perdiamo i collegamenti e il ritmo durante l'estate. Allora, il ragazzo viene da noi, fa il colloquio, vediamo quali sono le pregnanze che saltano fuori, da un momento che è essenzialmente un momento d'ascolto, quell'ascolto che fa in modo che il ragazzo possa avere quei rimandi che possa lavorare su se stesso per la sua crescita, per diventare artefice della sua crescita. Allora il ragazzo, individuato ciò di cui può scrivere, scrive. Torna, si valuta quello che ha scritto, si fanno le integrazioni, eccetera, e poi si passa all'insegnante di riferimento. Normalmente l'insegnante in italiano, ma non è detto. E il quale insegnante in italiano corregge, attribuisce un voto, e quindi siamo in un percorso didattico. Alla fine se ne valuta la pubblicazione, diciamo con questo intendimento, che quello che è stato elaborato dal ragazzo rispetto agli argomenti che lui stesso ha tirato fuori, per lui pregnanti, attraverso lo strumento, attraverso il medium che può essere a stampa, ma forse meglio anche non a stampa, arriva agli altri ragazzi. Può essere usato come strumento didattico. Se il ragazzo ha parlato della famiglia, i ragazzi sappiamo che fra le cose più importanti nella vita mettono ormai da qualche tempo a questa parte la famiglia. Se ha parlato della famiglia, allora trova subito interlocutori che a loro volta entrano nel gioco. Insomma, la comunicazione
diventa sociale. Ed è quello che noi vogliamo per educazione civica, per la democrazia, cioè vogliamo costruire delle elaborazioni sociali che partano dalla persona, ma la persona come essere sociale, che possa essere responsabile della vita assieme agli altri. Dal 1 marzo i volontari della sottosezione Unitalsi di Carpi hanno allestito un negozio situato in Corso Fanti 5, che resterà aperto per tutto il mese con lo scopo di far conoscere le attività dell'associazione. Siamo qui con Unitalsi con l'idea di proporre, di presentarla alla città, anche che magari chi non la conosce, e quelle che sono le attività che facciamo abitualmente. L'attività principale è quella di organizzare i pellegrinaggi nei santuari mariani. Il programma è molto ricco e quindi è reperibile qui, si può trovare anche online sulla nostra pagina Facebook, nell'Oasi, in questo negozio che in realtà è un mercatino dove sono esposti dei manufatti delle nostre volontarie e che quindi ci sono tante cose che si possono portare a casa a offerta libera e si trovano delle cose molto belle, oltre anche tante pubblicazioni che riguardano la nostra associazione. L'associazione ha sempre porta aperta, siamo sempre pronti ad accogliere nuovi amici che vogliono venire con noi, sia durante l'anno nelle attività che facciamo, che vengono svolte durante tutto l'anno, come anche nei pellegrinaggi che noi organizziamo o noi o insieme alla nostra sezione di Bologna o all'Unità Assi Nazionale. Noi abbiamo anche altre attività oltre questo, cioè portiamo le persone che vogliono andare a messa in Duomo, li andiamo a prendere e poi li portiamo. Tante volte li portiamo anche a pranzo a mezzogiorno, le persone sole. Poi abbiamo altre attività, la tombola che viene svolta in San Francesco, anche lì ci sono sempre tante persone che sono contenti perché trascorrono delle ore con noi. Questa presentazione di queste attività è anche un po' un anticipo di quelle che saranno le giornate Unitalsi, nei giorni di 25 e 26 marzo, durante le quali, a differenza degli anni passati, non saranno offerte le piante di ulivo, ma saranno offerte le confezioni di pasta di grano duro, come orecchiette, le trofie, da poter creare dei momenti conviviali insieme in famiglia, e anche in questo caso le offerte vengono raccolte sempre per aiutare Ai più l'accompagnamento bisognosi, ai più dei bisognosi, bisognosi, così. come anche l'accompagnamento degli ammalati Sì. nei pellegrinaggi. Ecco. Esatto. Si riceve di più di quello che noi diamo. Questo, io sono 15 anni oramai che faccio la dama e quindi sì, sono andata tantissime volte a Lourdes, dappertutto, ma ti dirò che, guarda, la prima volta che ci sono andata, ero andata al Salus. Avevo fatto un giro per le camerate per dare la buonanotte, mi sono avvicinata a una vecchietta che era del ricovero, che era già a letto, io avevo la nostra divisa bianca, mi sono avvicinata, l'ho accarezzata, gli ho dato un bacino, lei mi ha guardato e ha detto: "Ma sei un angelo o sei una persona?" Questa è stata la prima volta e mi viene ancora la pelle d'oca adesso, ed è stato il mio primo impatto e poi da lì sono sempre andata e sono contenta. Mi dispiace solo che ho 80 anni oramai. Essere volontari sarebbe dare un aiuto al prossimo, quelli che sono un po' in difficoltà, più gli altri che hanno bisogno di dire: "Ho un piccolo problema, puoi venire a dare un aiuto?" Sì, questo sì, lo faccio proprio come volontario. O d'amore, ecco. Continuano gli appuntamenti sul ciclo di conferenze L'altro, il diverso, lo straniero, promossi dal Centro Informazione Biblica presso la Sala Duomo di Carpi. La terza conferenza, tenutasi domenica 12 marzo dal biblista Gildo Manicardi, ha avuto come tema Gesù e gli stranieri, un commento al versetto 28 del capitolo 7 del Vangelo di Marco.
non si dà il pane dei figli ai cani. Il tema Gesù e gli stranieri non è così facile come sembra, e penso che molti abbiano in mente la risposta di Gesù alla cananea che chiedeva la guarigione, anzi l'esorcismo per la figlia. Gesù rispose: lascia che si sfamino prima i figli. Questo tema per noi oggi è molto importante, anzi per noi forse il tema gli stranieri vuol dire nell'Italia di oggi soprattutto la situazione degli immigrati, quindi lo straniero come immigrato. Nel mondo di Gesù la situazione era in un certo senso più pacifica. Israele era un popolo che emigrava, dappertutto c'erano ebrei, in quasi tutte le città del Mediterraneo c'era una sinagoga di ebrei. E Gesù è stato molto spontaneo, non ha trattato il tema specifico gli stranieri, cosa facciamo con gli stranieri. E se leggiamo bene i Vangeli ci accorgiamo che nell'uditorio di Gesù c'erano gente che veniva da Tiro, Sidone, dalle regioni oltre il Giordano, dalle Decapoli, quindi sostanzialmente degli stranieri, ma per loro non c'era una trattazione particolare. Non è che Gesù dicesse: bene, per gli ebrei dico così, allora adesso devo fare una cosa adatta per i non ebrei. Perché Gesù ha tenuto questo atteggiamento? Appunto perché il suo problema era il regno di Dio, il suo grande annuncio toccava tutti ed era il regno di Dio sta giungendo. Ma una cosa che noi facciamo fatica a cogliere è che Gesù pensava che questa venuta del regno di Dio venisse a tappe. Quindi Gesù era preoccupato di ricostituire il regno di Israele. Il regno di Israele ricostruito avrebbe portato poi la salvezza, come avevano detto i profeti, fino agli estremi confini della terra. È per questo che quando la cananea interviene chiedendo l'esorcismo per la figlia, Gesù le deve dire, crede di doverle dire: lascia che prima si sfamino i figli. E qui è molto interessante perché Gesù tiene questa posizione dura perché appunto in quel momento era troppo presto per gli stranieri, si trattava di muovere e ricreare profondamente Israele. Ma quando la donna con energia grande dice: sì sì, io non voglio il pane dei figli, ma il pane che cade dalla tavola lo mangiano i cagnolini, e Gesù si riprende subito e dice: allora per questa tua parola tua figlia è guarita. Quindi Gesù usa una grande bontà verso lo straniero, anche se non teorizza niente. Questo noi oggi dovremmo imparare. Gesù ha valorizzato tutto il buono, per esempio nella Samaritana, che è una quasi straniera, nel centurione di Cafarno, che è un quasi straniero perché ormai è diventato un sostenitore del popolo di Israele. Gesù guarisce il suo servo, il servo così amato. Ma soprattutto una cosa che non dobbiamo dimenticare, anche se Gesù non ha teorizzato sullo straniero, c'è un punto in cui parla dello straniero come tale, non tanto lo straniero che viene a risiedere tra di noi, ma lo straniero lontano, quello che fa paura perché non lo conosci. Bene, nel grandissimo discorso del finale, in cui Gesù parla della venuta del figlio dell'uomo sulle nubi del cielo per giudicare tutti i popoli, parla proprio dello straniero e dice: avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere, ero straniero e mi hai accolto. Cioè Gesù ha visto negli stranieri intorno a lui un sacramento della sua presenza. In questo modo ha portato a perfezione quello che già l'Antico Testamento conosceva. I poveri erano l'orfano, la vedova, lo straniero. Allora noi dobbiamo guardare a Gesù con grande simpatia e da questo sfondo certamente partecipare come cristiani al dibattito, come facciamo con gli stranieri, come facciamo con gli emigranti, come facciamo con la integrazione, che è integrazione degli stranieri tra di noi e di noi con loro, ricordando sempre che Gesù anche su questo punto ha insegnato anzitutto il regno di Dio, il resto sarà dato in sovrappiù.
Il tema che io vorrei trattare oggi pomeriggio, e sono molto curioso di sentire il dibattito, è proprio cercherò di osservare che Gesù diceva prima il regno di Dio, poi parliamo anche degli immigrati, mentre adesso abbiamo due capitoli staccati. E forse è per questo che i conti non tornano. Da una parte vogliamo il regno di Dio, ma ormai, se ci pensiamo bene, trattiamo sempre il tema degli immigrati come fosse un altro problema, un problema specifico che non ha a che fare col regno. Credo che qui ci sia qualcosa in cui dobbiamo migliorare. Il dono agli stranieri, se vengono tra noi, non è semplicemente che ci prendiamo cura di loro, ma dovremmo avere dentro di noi il fuoco del regno che interessa anche loro. Grazie. Il 13 marzo 2013 veniva eletto al soglio pontificio il cardinal Gorky Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires. Nell'occasione dei 10 anni di pontificato di Papa Francesco, lunedì 13 marzo alle ore 18:30 in cattedrale a Carpi, la Chiesa Carpigiana lo ha ricordato con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vicario Generale della Diocesi, Monsignor Gildo Manicardi, e concelebrata dai canonici della Cattedrale. Classicamente i Papi non parlavano subito dopo l'elezione. Apparivano a Piazza San Pietro e davano una silenziosissima benedizione. Come ha cominciato Papa Francesco? Ha cominciato in una maniera solennissima. Ha detto buonasera. Io lo guardavo la televisione, non avevo voluto correre, abitavo allora a Roma, a Piazza San Pietro, e mi colpì questo buonasera, ma le sorprese della sera non erano finite. Nei miei occhi, nel mio cuore, si impresse ancora di più il viaggio in pullman che il Papa fece. Quando ho visto che il Papa veniva fuori con i cardinali, andava sul pullman per andare a cena a Santa Marta, dalla Cappella Sistina, dopo aver fatto il saluto, ho detto, beh, va in pullman con gli altri. Ma non era finita. Invece di mettersi nel posto dell'assistente al primo posto, andò indietro, lui era vestito di bianco, gli altri no, e gli altri avevano perso la tombola, quindi non erano vestiti di bianco. Si mise nel terzo posto della fila di sinistra e partì questo pullman con questo nuovo Papa. Vedete che queste due cose ci dicono già molto dello stile pastorale, quello della semplicità, quello delle parole essenziali, buonasera, e quello che la gerarchia dovrebbe essere una gerarchia di servizio, di semplicità. Tra i motivi di gratitudine e di preghiera per il Papa, il ricordo della visita alla diocesi di Carpi il 2 aprile 2017, con la messa celebrata in Piazza dei Martiri e la tappa Mirandole San Giacomo Roncole per rendere omaggio alle vittime del sisma e per sostenere l'opera di ricostruzione morale e materiale delle nostre comunità.